affidamento delle letture dall'inferno con il maestro Barbara. Stasera inizieremo con il capitolo decimo, che in qualche modo si potrebbe dire la vera entrata nell'inferno, esattamente nel basso inferno, cioè nel luogo dove sono insegnati i colpevoli di mali molto gravi. Finora infatti Dante ha incontrato soltanto coloro che hanno, come dire, sono stati incapaci di dominare le proprie inclinazioni, mentre nel basso inferno invece vengono puniti coloro che hanno agito per cattiva volontà, chi ha scelto di commettere il male. E il primo cerchio, il primo gruppo insomma di peccatori è quello degli eretici. Perché? Ecco, l'eresia è vista da Dante come il peccato di chi non ha avuto l'umiltà di abbandonarsi alla fede, ma si è affidato con presunzione alla propria intelligenza. È proprio questo che sembra caratterizzare i due personaggi importanti che vengono poi introdotti nel canto. Le prime tombe che si trovano sono quelle degli epicurei. E chi sono questi epicurei? Epicurei in realtà, in senso stretto, sarebbero i discepoli di Epicuro, cioè di un filosofo vissuto nell'antica Atene tra il IV e il III secolo avanti Cristo, autore di dottrine che poi, grazie alla poesia di Lucrezio e al teorema di natura di Lucrezio, sono arrivate anche nel mondo di lingua latina, e spesso è grazie a Lucrezio che poi sono state anche conosciute in seguito. Allora, in senso stretto, come si fa a chiamare Epicuro eretico se è vissuto prima di Cristo? Ma non è questo che a Dante interessa. Ciò che interessa a Dante è un'altra cosa, cioè il fatto che l'epicureismo sostiene sostanzialmente che l'anima si disgrega con la fine del corpo. E quindi l'epicureismo nega l'immortalità dell'anima. Non è in senso stretto una negazione di idee, perché non si può parlare in senso proprio di ateismo, perché al contrario, gli epicurei sostengono che gli dèi esistono, tuttavia sostengono anche che non sostenevano, che non si curano degli esseri umani. Ecco, quindi quest'idea che l'anima con il corpo morta fanno, anche per dire una parola di Dante, è l'idea di una vita, una concezione della vita non teologica, e che quindi è respinta, ma cui Dante stesso sembra essere stato in gioventù, invece, sensibile, da che tracce, ecco, di questa vicinanza, ovviamente non tanto all'epicurismo, ma all'aristotelismo radicale, detto anche all'erorismo, ecco, tracce che restano nel convivio, nella monarchia, nelle lunghe rinnovanze. La figura che spicca nel canto decimo è quella di Farinata degli Uberti. E chi era? Il protagonista delle lotte politiche fiorentine, soprattutto nella prima metà del 200 fino al 1264, muore nel 1264, cioè quindi muore un anno prima della nascita di Dante, tanto non l'ha mai conosciuto direttamente. E un grande capo ghibellino a cui il nostro poeta riconosce il merito di essersi opposto alla distruzione della città dopo che la coalizione di Ghibellini aveva sconfitto i Guelfi, allora dominati a Firenze. È una figura che emerge in tutta la sua fierezza e nobiltà, una figura grandiosa da cui Dante sembra essere affascinato. E in effetti Farinata pare avere una dignità, una altezza sconosciuta ai tutti coloro, tutti i dannati che finora incontrato. E tra l'altro Farinata profetizza il futuro esilio di Dante, e quindi probabilmente questo evento, il fatto che la famiglia di Farinata, poi i suoi discendenti, sono stati condannati all'esilio permanente a Firenze, cosa più si lamenta nel canto, come sentirete, e il fatto che Dante sarà condannato all'esilio. Ricordo che la data immaginaria del viaggio è il 1003, quindi precede
quello che sarà poi l'effettivo esito di Dante. Ecco, quindi questo evento, quello dell'esilio, funge sicuramente da evento che congiunge le due persone, no? Che spinge probabilmente il poeta alla solidarietà. E il dialogo con fare Dante è interrotto da alcune battute con un altro personaggio, un altro di questi dannati dell'eresia, è Cavalcante di Cavalcanti, una figura che probabilmente non è in sé rilevante, ma è molto rilevante perché il padre di Guido Cavalcanti. E chi era Guido Cavalcanti? Lo ricordo, permettete, diciamo, una figura rilevante nel suo tempo, poeta, sapiente, probabilmente il poeta maggiore tra quelli che precedono Dante stesso, colui che ha visto nel giovane Dante delle potenzialità e che lo ha incoraggiato, che lo ha avviato in un certo qual modo, insomma, alla poesia. E mi ha segnato la carriera, diceva Gianfranco Contini. Ecco, quindi il poter parlare di Guido. Guido al momento, nel viaggio cioè immaginario, nella Dante immaginaria di questo viaggio, è ancora vivo. Quindi, per un verso, c'è un omaggio a Guido Cavalcanti, però per altro verso c'è anche una presa di distanza. Perché? Perché fino alla fine della sua vita Guido è rimasto legato a questa, aristotelismo radicale, a questa idea, diciamo, della varietà assoluta dei valori umani, da cui invece il Dante della Commedia si è distaccato. La lettura successiva deve andare al canto XIII, che tocca un tema doloroso, un tema tragico, quello del suicidio. La selva dei suicidi è un paesaggio arido, aspro e anche angoscioso. Qui non ci sono i dannati con le sembianze umane come finora invece abbiamo incontrato. Qui ci sono rami contorti e nodosi. C'è anche un ricordo virgiliano, insomma, tra l'altro, di come viene descritta questa vita. E però c'è comunque l'incontro con un personaggio indimenticabile, altrettanto anche se diversamente, per altre ragioni, rispetto a Parinata. Questo personaggio si chiama Perdere Vigna. E Perdere Vigna chi era? Anche questo ha vissuto in un momento precedente alla vita di Dante, muore nel 1249, svariati anni prima della nascita di Dante. Padre è stato un personaggio svolto rilevante, funzionario in alto grado dell'imperatore Federico II di Svevia, che aveva ricoperto quindi incarichi importanti, e a un certo punto cade in disgrazia, forse perché oggetto di calunnie. Dante sostanzialmente, presta fede a una versione per cui le accuse contro quelle da Vigna erano false, erano dettate insomma dall'invidia. Ecco, e poi in carcere, una volta in carcere, si era ucciso. Per cui noi qui ce lo ritroviamo perché nel XIII ci sono i violenti contro se stessi, quindi chi ha posto fine in maniera violenta la propria vita. E una figura che permette di evocare un mondo scomparso, un mondo cortese, per esempio un mondo in cui uno svago è dato dalla caccia al piccone. E non lo dico per così per curiosità di notte, ma perché di metafore che usa una caccia è intriso il suo linguaggio. Suscita naturalmente, può suscitare stupore il fatto che queste anime in realtà non sembrano essere presentate per azioni empie, quanto piuttosto essere, come dire, illuminate dalla virtù che viene evocata. E infatti un grande critico della generazione dei tempi che furono, Attilio Modigliano, diceva che
Il peccato sembra scomparire e campeggiano grandi forze o grandi virtù. E naturalmente anche qui c'è un elemento di partecipazione emotiva tra il poeta e il suo personaggio. Tanta verità ancora, dice a un certo punto Dante, perché Dante si sente a sua volta, come sappiamo, vittima dell'invidia, delle gelosie dei suoi concittadini, tanto da soffrire un esilio che durerà tutta il resto della sua vita, un esilio che ritiene ingiusto. E infine il canto quindicesimo. Ci lasciamo alle spalle la serie dei suicidi e vediamo i nostri due poeti camminare sugli argini di un fiume infernale, il Flegetonte, immersi in parole. Quando ecco apparire un gruppo di anime che guardano Dante e Virgilio da sotto il suo alzando la vista, e uno di essi conosce il nostro poeta. E qui inizia un nuovo incontro carico di commozione, perché il personaggio in questione è Prometto Latino, a sua volta un personaggio di vita molto illustre, un personaggio illustre sia per la sua produzione letteraria, sia anche per gli incarichi politici che aveva ricoperto a Firenze. E Dante lo riconosce esplicitamente come proprio maestro. Orma ancora la cara e buona immagine paterna di voi, quando nel mondo ad ora, cioè intanto, mi insegnavate come mossa eterna. Sono queste le parole, in modo particolare in cui Dante riconosce un debito nei confronti di Prometto Latino. Anche se è chiaro che non va considerato un maestro nel senso più, diciamo, scolastico o didattico. Ad ora è una rivoluzione che rende chiaro che si tratta di un maestro nel senso più ampio del termine. È un personaggio a cui Dante riserva un'attenzione particolare, perché è l'unico dannato a dire personalmente per esteso il proprio nome. Ed è l'unico a cui Dante si rivolge dando del voi, quindi manifestando un ossequio, un sacramento. E però anche qui, sì, lo riconosce come proprio maestro, però ne prende anche le distanze, perché dice veramente che il suo maestro, colui che lo guida ora in questo viaggio, è un altro. Il maestro è Virgilio. E fuori di metafora che cosa significa? Significa che Dante ha abbandonato un certo sapere che il dentro di Dio aveva insegnato, e infatti Dante aveva interrotto la scrittura del trattato in prosa con Ovidio per scrivere appunto la commedia, cioè la poesia etico e religiosa che guarda come modello allo stile solenne di Virgilio. E l'ultimo dettaglio: tra quali dannati ci troviamo? Di quale cerchia fa parte Prometto Latino? Fa parte della cerchia dei Sodomiti. E questo ha suscitato fin dai tempi degli antichi commentatori un sacco di discussioni, insomma. E ha avuto per primo una certa diffusione in anni recenti l'idea che si debba pensare a una sodomia spirituale. È un'idea che è penetrata attraverso la richiesta di due angeli commenti scolastici. Un'idea che ovviamente, insomma, non è convincente, mi sembra evidenziare più che altro un pregiudizio da parte di alcuni interpreti moderni. Forse è più corretto dire che qui opera un dislivello tra sguardo umano e sguardo divino, nel senso che Dante punisce il peccato in base a un giudizio divino teologico, ma d'altronde sembra scendere il piano divino a quello umano, e forse il peccato non diventava il suo disprezzo, o comunque non era tale di attaccare la stima per la persona. E poi dobbiamo sempre ricordarci che dobbiamo affrettarci a voler vedere in Dante un nostro contemporaneo a tutti i costi. Dante è un grande poeta per i problemi che pone, ma evidentemente in certi, pensiamo soltanto all'idea in fondo che ha del ruolo femminile, insomma, da questo punto di vista, come da altri, è chiaro che è una visione ideologica che noi non possiamo certo sposare. Quindi rimane un grande poeta, anche se non può essere in alcune cose un nostro contemporaneo. Grazie.
tomba, per un segreto calle, tra il buco della terra e i martiri, lo mio maestro, e io dopo le spalle. O virtù somma, che per lievi giri mi volvi, cominciai, come a te piace, parlami e soddisfammi ai miei desideri. La gente che per i sepolcri giace potrebbe si vedere, già son levati tutti i coperti e nessun guardia pace. E quelli a me, tutti saranno serrati, quando di Josafat qui torneranno coi corpi che lassù hanno lasciato. Suo cimitero da questa parte fanno con e di puro tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. Però la domanda che mi faci, il centro soddisfatto sarà tosto, e al desio ancora che tu mi taci. E io, buon duca, non tengo riposto a te il mio cuore se non per dicer poco, e tu mai non pur mo a ciò disposto. Piuttosto che per la città del fuoco vivo quel vai, così parlando onesto, piaccia di restare in questo luogo, la tua rovella di far manifesto di quella nobile patria natio, alla quale forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscio d'una dell'arche, però m'accostai temendo un poco più al duca mio. Ed egli disse, volgimi, che fai? Vedi la farinata che si è dritto? Dalla cintola in su tutto il vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed essergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno a gran dispitto. E l'animose man del duca e pronte mi pinse tra le sepolture a lui, dicendo, e parole tue si inconte. Com'io al piede della sua tomba fui, guardomi un po', e poi quasi sdegnoso mi dimandò, chi fuori le maggiori? Io che era di ubbidir desideroso, non gliele celai, ma tutto gliela persi. Ond'ei levò le ciglia un poco in suso, poi disse, fieramente tu l'avversi a me, e ai miei primi e a mia parte, sicché per due fiate li dispersi. Sei pur cacciati e inornato ogni parte, risposi a lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non apprese ben quell'arte. Allora sorse alla vista scoperchiata un'ombra lungo questa infino al mento, credo che s'era in ginocchio elevata. Intorno mi guardò, come talento avesse di vedere s'altri era meco. E poi che il sospecciare fu tutto spento, piangendo disse, se per questo cieco carcere vai, per altezza d'ingegno, mio figlio ov'è, e perché non è teco? E io a lui, da me stesso non vegno, colui che attende là per cui mi mena, forse qui guido vostro è a disdegno. Le sue parole e il modo della pena, ma mi hanno di costui già letto il nome, però con la risposta così piena. Di subito drizzato gridò, come dicesti, egli è, non vive egli ancora, non fiere gli occhi suoi lo dolce lume. Quando s'accorse d'alcuna dimora che io facea di ansia la risposta, supino i canti e più non parve fuori. Ma quell'altro magnanimo a cui posta restato m'era, non mutò aspetto, né mosse corpo, né piegò sua costa. E se, continuando al primo detto, se gli hanno quell'arte, disse, mal appresa, ciò mi tormenta più che questo letto. Ma non 50 volte fia accesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi perché quel popolo e si empio incontra i miei in ciascuna sua legge. Un Dio a lui, lo strazio e il grande scempio che fece l'abbia colorata in rosso, farò azione, fa far nel nostro tempio. Poi, che ebbe sospirando il capo mosso, a ciò non fui io solo, disse.
disse, né certo senza cagion con gli altri sarai mosso. Ma fu io solo, là dove sofferto fu per ciascun di torre via Fiorenza, colui che la difesi a viso aperto. De, se riposi mai vostra semenza, pregaio lui, sorvedete quel nodo che qui ha sviluppata mia sentenza. E gli par che voi veggiate, se ve noto, dinanzi quel che il tempo se conduce, e nel presente tenete altro modo. Noi veggiamo come quei che a mala luce le cose, disse, che ne sono lontani, cotanto ancora ne splende il sommo luce. Quando s'appressano o sono, tutto è vano nostro intelletto, e sa che non ci apporta nulla sapendo di vostro stato umano. Però comprende poi che tutta morta fia nostra conoscenza da quel punto che nel futuro fia chiusa la morte. Allora, come di mia colpa con punto dissi, ordinete dunque a quel caduto che il suonato e poi vivi ancora congiunto. E se io fui dianzi alla risposta muto, fate sapere che feri, perché pensava già nell'errore che m'avete subito. E già il maestro mio mi richiamava, perché io pregai lo spirito più avaggio che mi dicesse chi con lui stava. Dissemi, qui con più di mille giaccio. Qua dentro è il secondo Federico, è il cardinale, e degli altri mi taccio. Indi s'ascose. E io in ver l'antico poeta volsi i passi, ripensando a quel parlare che mi parea nemico. Egli si mosse, e poi così andando mi disse, perché sei così smarrito? E io mi soddisfeci al suo dimando. La mente tua conservi quel udito hai contro te, mi domandò quel saggio. E ora attendi qui, e drizzò il dito. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio. Appresso mosse a man sinistra il piede, lasciammo il muro e gimmo in verno mezzo per un sentiero caudalare fiero. Non frutta verde, ma di color fosco, non raghi schietti, ma nodosi e involti, non buoni vera, ma stecchi col tosco. Non anzi aspri sterpi, né si folti, quelle fiere selvagge che in odio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi colti. Quivi le brutte arpie lornini fanno, che cacciar delle strofe dei troiani con tristo annunzio di futuro danno. E colli e visi umani, piegano artigli e pennuto il gran ventre, fanno lamenti e sugli asini strani. E il buon maestro, prima che tu entri, sappi che sei nel secondo girone, mi cominciò a dire, e sarai mentre che tu verrai nell'orribile stagione. Però riguarda me, sì, vederai cose che torrie in fede al mio sermone. Io sentia ad ogni parte trarre guai e non vedea nessuna che facesse, perché io tutto smarrito m'arrestai. Credio che il credente che io credesse che tante voci uscisse tra quei bronchi da gente che per voi si nascondesse. Però disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, i pensieri cai si faranno tutti mondi. Allora porsi la mano un poco avanti e colsi una ramicella un gran pruno e il tronco subito, perché mi schiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a dire, perché mi scelvi? Non hai tu spirito di pietà di alcuno. Uomini furono e ora siamo fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua mano più pia se state fossimo anime di serpi. Come d'un schizzo vero, calso sia dall'un dei capi,
che dall'altro geme e cigola per vento che va via. Sì, della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue. Oddio, lasciai la cima cadere e stetti come l'uomo che teme. Se egli avesse potuto credere prima, rispose il sangue mio, anima lesa, ciò che ha veduto pur con la mia rima, non avrei in te la mano distesa. Ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad opera da me stesso pesa. Ma dimmi chi tu fossi, sì che invece d'alcuna ammenda tua fama rimpresti nel mondo su, dove tornarmi legge. E il tronco. Sì, quel dolce di Madeschi, che io non posso tacere. E voi non gravi perché io un poco a ragionarmi in peschi. Io sono colui che tenne ambo le chiavi del cor di Federico e che le volsi serrando e disserrando sì soavi che dal segreto suo quasi ogni uomo tolsi. Fede portai al glorioso Uffizio, tanto che ne perdei i sogni e i polsi. Oh, meretrice, che mai dall'ospizio di Cesare non tolse gli occhi putti, morte comune delle corti vizio, infiammò contro me gli animi tutti. E l'infiammati infiammar sì Augusto, che gli e di onore tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir di sdegno, ingiusto, fece me contra me giusto. Per le nove radici d'esto legno, vi giuro che giammai non ruppi fede al mio Signore, che futto non si degno. E se di voi alcun nel mondo viene, conforti la memoria mia, che giace ancora del colpo che invidia le diede. Un poco attese, e poi, da che si tace, disse il poeta a me, non perdere l'ora, ma parla, e chiedi a lui se più ti piace. Condì a lui, domanda il tuo ancora di quel che credi che a me soddisfaccia, che io non potrei tanta pietà ancora. Perciò ricominciò. Se l'om ti faccia liberamente ciò che il tuo dir priega, spirito incarcerato, ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi e dinne se tu puoi, se alcuna mai di tai membra si spiega. Allor soffiò il tronco forte e poi si convertì quel vento in cotal luce. Minos la manda alla settima foce. Cade in la selva e non le è parte scelta, ma là dove fortuna la palestra, qui c'è moglie come grandi spettri. Surge in Vermena e in pianta silvestra, l'arpie, pascendo poi delle sue foglie, fanno dolore e al dolore fenestra. Come l'altre spoglie, ma non però calcuna se rivesta che non è giusto aver ciò come si toglie. Qui le strascineremo e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuno al bruno dell'ombra sua molesta. Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo un caldo e volesse dire, quando noi fummo un rumor sorpresi, similemente a colui che venire sente il porco e la caccia la sua posta, code le bestie e le frasche stormire,
Ed ecco due, dalla sinistra, costa nudi e graffiati, fuggendo sì forte che della selva rompie ogni costa. Quel dinanzi, ora corri, accorri, morte! E l'altro, cui pareva tardar troppo, gridava, Lano! Si non fu d'accordo, le gambe tue alle giostre dal topo! E poi che forse gli fallì la lena, di sé ed un cespuglio fece un groppo. E dietro era la selva piena di nere cagne, bramose e correnti come ventri, uscissero di catena. In quel che s'appiattò, misero i denti, e quel dilacerava, brano a brano, pose portar quelle membra dolenti. Presi per nome e scorta per mano, e menò dal cespuglio che piangea per le rotture sanguinenti in vano. «Oh, Jacopo!» dicea, «da Sant'Andrea, che del giovano mi deve fare schermo! Che colpa ho io della tua vita rea?» Quando il maestro fu sopresso fermo, disse, «Chi fossi? Che per tante punte soffi con sangue doloroso servono?» Ed egli a noi, «O anime che giunte siete, a veder lo strazio disonesto cale mie fronde, si da me disgiunte, raccoglietele al piede del Cristo cesto. I fui della città che nel Battista mutò il primo padrone, ond'ei per questo sempre con l'arte sua la farà trista. E se non fosse che sul passo d'armo rimane ancor di lui alcuna vista, quei cittadini che poi la rifondarono sopra il cene che datti la rimase avrebbero fatto lavorare in danno. Io feci detto a me delle mie case.» Poi che la carità del navio dopo mi strinse, ranai le fronde sparse e rendei a colui che era già fioco. Già eravamo dalla selva rimossi tanto che io non avrei visto dov'era, perché io indietro rivolto mi fossi, quando incontrammo d'anime una schiera che veniva lungo l'argine e ciascuna ci riguardava come suol da sera guardare uno altro sotto nuova luna. E si ver noi appuzzavano le ciglia come il vecchio sartor fa nella cruna. Così adocchiato fui riconosciuto da un che mi prese per lo lembo e gridò, «Qual maraviglia!» E io, quando il suo braccio a me mi stese, ficcai gli occhi per lo cotto aspetto, sì che il viso angusciato non difese la conoscenza sua al mio intelletto, e chinando la mano alla sua faccia risposi, «Siete voi qui, ser Brunetto!» E quelli, «Oh, figlio mio, non ti dispiaccia se Brunetto latino un poco teco ritorna indietro e lascia la barraccia?» Gli disse lui, «Quanto posso ben prego, e se volete che con voi m'asseggia, farò, se piace, a costui che posseggo.» «Oh, figliol», disse, «qual di questa greccia s'arresta punto, giace poi cent'anni senza accostarsi quando il fuoco il fece. Però va oltre, io ti verrò ai panni e poi rigiugnerò la mia masnada che va piangendo i suoi eterni danni.» Io non osava scendere della strada per andar par di lui, ma il capochino tenea, come un uomo che reverente vale. E il cominciò, «Qual fortuna o destino, anzi l'ultimo dì qua giù ti mena? E chi è questo che mostra il cammino?» «Lassù sopra, nella vita serena», risposi lui, «mi sbarrì una valle, avanti che l'età mia fosse piena. Pur ieri mattina le volsi le spalle. Questi, ma parte, tornando io in quella, e reducemi a ca per questo calle.» Ed egli a me, «Se tu segui la tua stella, non puoi fallire a glorioso porto, se ben m'accorsi della vita bella. E
se io non fossi sì per tempo morto, veggendo il cielo a te così benigno, dato t'avrei allora conforto. Ma quello ingrato popolo maligno che discese di Fiesole all'antico e tiene ancora del monte e del macigno, ti si farà per tuo benfare nemico. E che ragione che tra le lazzi sorbi si disconviene fruttare al dolce fiume? Vecchia fama del mondo li chiama orbi, gente avara, invidiosa e superba, le loro costumi fa che tu ti formi. La tua fortuna tanto onor ti serba che l'una parte e l'altra avranno fame di te, ma lungi fia dal piccolo erba. Tacciano le bestie fiesolane strane di loro medesime e non tocchi la pianta se alcuna surge ancora in loro letame in cui riviva la sementa santa di quei romani che vi rimase quando fu fatto il nido di malizia tanta. Se fosse tutto pieno il mio dimando, rispose lui, voi non sareste ancora dell'umana natura posto in bando, che la mente è finta e orma ancora la cara e buona immagine paterna di voi, quando nel mondo ad ora mi insegnavate come l'uom s'etterna, e quando io l'abbia in grado, mentre io vivo, conviene che nella mia lingua si scenda. Ciò che narrate del mio corso scrivo, e servo a chiosare con altro testo a donna che saprà, sa lei a me. Tanto voglio che mi sia manifesto, pur che mia coscienza non mi garra, che la fortuna come voi son presa. Non è nuova agli orecchi miei la barra, però giri fortuna la sua roba come le piace e mi dà la sua mano. Lo mio maestro allora in sulla coda a destra si volse indietro e riguardòmi, poi disse: bene, ascolta a chi la nota. Né pertanto di me parlando vommi con serbo netto e dimando chi sono i suoi compagni più noti e più soli. Ed egli a me: ah, saper d'alcuno è buono, degli altri fia lamentabile tacerci, che il tempo sarà corto a tanto suono. Insomma sappi che tutti fuorcherci e letterati grandi e di gran fama, d'un peccato medesimo al mondo leggi. Brescia se va con quella turba grama, e Francesco d'accorso anche, e vedervi s'avessi avuto di tal digna rama, colui potei che dal servo dei servi fu trasmutato d'armo in macchiglione, dove lasciò il mal potesi terra. Di più direi, ma il venire e il sermone più lungo essere non può, però che io veggio là su surge il nuovo fumo del Sempione. Gente viene per la quale essere non degno. Siedi raccomandato il mio tesoro nel quale vivo ancora e più non cheggio. Poi si rivolse e parve di coloro che corrono a Verona il drappo verde per la campagna, e parve di costoro quelli che vince, non quelli che perde. Siamo al giro di coda, ed è un giro di coda difficile questa sera, tre personaggi, come avete visto, uno più bello dell'altro, uno più piccolo.
difficile dell'altro e anche tecnicamente difficile, oltre che da un punto di vista poetico, di lettura e di interpretazione. Il personaggio di Sabonetto io ho caro, perché io mi commuovo tutte le volte che lo leggo, perché penso chiaramente ai miei maestri. Ringrazio l'Accademia Olimpica per questa opportunità di leggere Dante, amore mio, davanti appunto a un pubblico che vedo interessati e amanti della commedia. E ringraziamo il Comune di Vicenza, l'assessorato alla cultura in modo particolare, per aver citato questa suggestiva bellissima sala, quale credo che le diverse Dante siano risuonati in maniera appropriata. E grazie a tutti voi che siete venuti, sfidando l'inizio del rigore invernale, ma ancora il freddo dovrà venire. E dall'altro, più si scende giù nell'inferno, più freddo si sente. Arriveremo con l'ultimo giorno del cielo, l'ultimo incontro del cielo infernale, che sembra uno simbolo, ma in realtà è così, il cielo infernale. Ecco, l'hanno cucito, è con il cucitolo che muove le ali e quindi gela tutto, e sarà un'altra tenuta. Ma intanto ci sarà il quarto incontro presso il Teatro Olimpico, nell'ambito del laboratorio olimpico, e vi incontreremo altri personaggi, i diavoli, Ulisse e altri ancora. Grazie da parte mia a Marco Sinico che sempre mi rasserena con le luci dell'arte e mi ha aiutato anche di dare il dritto giusto che io cerco di mettere in pratica. Grazie ancora a voi tutti e alla prossima.